incrocio a metà classifica tra una Fiorentina in ripresa ed il Bologna di Thiago Motta. Milenkovic, Barak, pressato da Schouten che tocca il pallone, allora Soriano può far andare il Bologna in ripartenza, Zirze la porta su vicino all'area di rigore, va sul detto, prova a calciare Terracciano. Orsolini cerca il secondo palo, colpo di testa Terracciano, poi Ferguson, ancora Terracciano, la palla non è entrata, come mostra anche l'arbitro. Calcio di rigore, fallo di mano di Antonin Barak, parte Orsolini, preciso col sinistro, avanti il Bologna, un altro gol di Riccardo Orsolini, è 0-1 il Franchi. Buonaventura crossa sul secondo, la palla centrale, Scorupsi indeciso, poi il gol di Saponara che corregge il tiro di Nico Gonzalez, 1-1. Nico Gonzalez sterza, non c'è fallo, dice poi Reto che era molto vicino, palla dentro per Soriano che va al centro, Ferguson, Terracciano che parata, non è finita, Orsolini sul sinistro calcia, altissimo. Saponara raccoglie e poi Biraghi si prepara al cross dentro l'area di rigore, si allunga Barak senza arrivarci, ancora Saponara, traversa, poi Nico Gonzalez, Skorupski. Nico Gonzalez per Jovic, riesce a liberarsi di Lukumi, calcia col destro, Skorupski c'è. Orsolini, palla dentro, Bosch, ancora Bosch, il Bologna avanti 2-1. Brecalo che vuole il traversone, largo da Nico Gonzalez, rovesciata al volo, Skorupski. Titoli di coda, il Bologna vince ancora al Franchi, è 2-1 per la squadra di Thiago Motta.